Nelle conversazioni si parlava di cavalli, in realtà il riferimento era la droga. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Siracusa, con il supporto di un elicottero del 12° di nucleo e del nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi, hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di 12 persone, 10 delle quali in carcere e 2 divieto di dimora in provincia di Siracusa. Sono stati emessi dalla GIP del Tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, su richiesta del procuratore aggiunto Fabio Scavone e del sostituto procuratore Marco Dragonetti, nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili a vario titolo di concorso continuato in detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Le indagini avviate nel mese di agosto e terminate a novembre 2018 hanno consentito, con osservazioni, controllo, pedinamento, oltre che con videocamere e l'attivazione di intercettazioni telefoniche, di disarticolare un gruppo che era dedito allo spaccio di stupefacenti, in particolar modo cocaina, marijuana e hashish, che operava a Siracusa ma che trovava i suoi canali di approvvigionamento sia a Catania sia a Palermo. L'indagine ha preso il via nell'agosto del 2018 a seguito dell'arresto in flagranza di reato del siracusano Salvatore Di Fede, detto il Pelato, eseguito dai militari della sezione operativa nel febbraio dello stesso anno, in quanto trovato in possesso di 9 kg di hashish. A seguito dell'arresto, stante l'ingente quantitativo di cui era stato trovato in possesso, i carabinieri hanno dedotto che Di Fede fosse un acquirente importante di droga e poi rivendeva in città per alimentare le piazze di spaccio. Dall'attività successiva di investigazione sono emerse le condotte poste in essere sia da Di Fede, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, sia a Claudio Barone e Massimo Toro Mosca. Da quanto emerso nel corso delle indagini, Di Fede era solito utilizzare due canali per l'approvvigionamento dello stupefacente: il primo, che faceva capo al palermitano Giovanni Pasqua, fornitore di hashish; il secondo, che consentiva a Di Fede di reperire hashish ma anche cocaina proveniente dalla Calabria attraverso catanesi, tra cui Rosario Sicurella. Oltre a Di Fede, anche Barone si occupava dell'attività mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari, recandosi a Palermo per rifornirsi di droga e tenendo continui contatti con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare. Questo era anche per cedere la sostanza. Per i viaggi di approvvigionamento sia di hashish che di cocaina è stato utilizzato quale corriere Toro Mosca, data la sua libertà di movimento. Parallelamente a Di Fede, nel corso dell'attività di indagine si enucleava l'esistenza di un altro piccolo gruppo di spacciatori composto da Sebastiano Galeota, Giuseppe Bronzo e Giuseppe Greco. Questi ultimi, dopo essersi affrancati e aver guadagnato la loro autonomia nel mondo dello spaccio, cominciavano ad approvvigionarsi in maniera autonoma dagli stessi fornitori, e cioè Di Fede e anche Giovanni Pasqua. Proprio Pasqua risulta essere personaggio centrale dell'intera indagine. Da lui si rifornivano i due gruppi di spacciatori, oltre che altri soggetti che operavano in forma autonoma, quali Francesco Paolo Zuccarello, Daniele Alì e Francesco Campanella. Sempre da Pasqua deriva anche il nome dell'indagine, chiamata Varenne, come il noto importante cavallo da corsa, in quanto il palermitano ufficialmente lavorava nel mondo dell'ippica, professione che gli consentiva di muoversi tra gli ippodromi della Sicilia e non solo, permettendogli così di consegnare ingenti quantità di sostanza stupefacenti in tutta l'isola. Inoltre, nelle telefonate intercettate, Pasqua e tutti i suoi interlocutori erano soliti utilizzare un linguaggio convenzionale mutuato dal mondo dell'ippica per riferirsi alle varie tipologie di stupefacente. Così, di volta in volta, la droga veniva denominata in base al loro colore, associato a quello del mantello dei cavalli. Riferirsi all'hashish, sostanza tipico colore marrone, gli spacciatori usavano il termine convenzionale il sauro, un cavallo dal tipico manto castano. Dottore Scavone, non possiamo parlare di una piazza di spaccio, però insomma erano abbastanza ferrati. Erano sicuramente abbastanza ferrati, segno che la domanda è sempre elevatissima. È il dato che più preoccupa, il fatto che la domanda di cocaina, di consumo di cocaina, la domanda di consumo di hashish è, se non in aumento, sempre comunque costante. Decenni di campagne di informazione, decenni di dibattiti, alla fine purtroppo si rivelano non efficaci, non vorrei dire inconcludenti, ma non efficaci, perché questa attività dimostra che, sin quando la domanda sarà così elevata, l'attività di contrasto sarà sempre un modo di arginare, ma certamente non un modo
risolutorio per porre, non dico la parola fine, ma comunque per attenuare e limitare il fenomeno. Si confermano Siracusa come piazza di spaccio, ma soprattutto Palermo e Catania come fornitrici. Questa attività di indagine conferma ancora una volta come il Catania e Siracusa siano dei poli a cui ci si rivolge per comprare droga, e ci si rivolge a questi poli perché il prezzo è più conveniente, le logiche sono quelle commerciali, e quindi lo spacciatore di medio livello cerca un fornitore che possa dare la droga a un prezzo più conveniente. Questo gruppo è un gruppo che coinvolge anche le donne, questo con un ruolo di complicità, connivenza, non sono corrieri, però detengono la sostanza stupefacente, detengono il denaro, si interessano comunque dell'attività. E l'età è alta, non parliamo di giovanissimi in questo gruppo, parliamo di gente che ha comunque un suo passato criminale, parliamo di trentenni, parliamo anche di quarantenni, gente che ha un suo vissuto anche nel settore, quindi sa come muoversi. Naturalmente è uno dei tanti, diciamo, frammenti di questa attività di spaccio che contraddistingue la provincia di Siracusa e Siracusa città, perché noi in questo caso analizziamo la città. Il nome dell'operazione deriva dall'utilizzo di talvolta termini legati al settore equino come, diciamo, linguaggio per celare l'effettivo oggetto della conversazione, e da qui l'utilizzo di Varenne in onore del più famoso cavallo Varenne. Intercettazioni si confermano uno strumento decisivo un po' per tutte le attività di indagini, per quelle legate al traffico di stupefacenti in particolare. In questo caso specifico c'erano talvolta delle conversazioni in un certo senso poi decriptate attraverso delle attività di riscontro e di osservazione diretta che consentiva la possibilità di cogliere l'effettivo significato del dialogo. In altri casi invece c'erano delle incongruenze fra l'oggetto del dialogo e le espressioni utilizzate che facevano capire in realtà un diverso significato rispetto alle parole usate.